Bella ragazzuoli, qui è Salvo e siamo tornati in questo nuovissimo video qui su Brawl Stars, ragazzi, per provare il nostro nuovo brawler Barry. Ragazzi, so che per un po' per speppi. Hi, how can I help you today? What would you like to do? Ma che cazzo stai ricevendo? So che per un po' di ritardo, perché è uscito un paio di giorni fa questo brawler, però ragazzi, è importante esserci sempre. Meglio tardi che mai, ragazzi, come si dice, ragazzi. E vi ricordo di iscrivervi e lasciare un bel like. Allora ragazzi, partiamo subito da questo Barry. Abbiamo subito la sua emote molto carina. Vai via! Ora siamo nel campo di prova. 1320 a ogni botta. È un po' come, però vedete, il flusso dura di più di bombardino. Quindi questa, diciamo, è un'ottima cosa. Vedete? Il flusso dura molto molto di più. Adesso anche con questo flusso ci possiamo anche curare. Quindi andiamo qui dal nostro bel amico pistolero. Aia, pistolero, vedete? 660 di vita ogni botta, ragazzi. E la pozza dura anche un bel po'. Cioè, ragazzi, vi devo dire che tanta roba. Ora facciamo la sua ulti, che è questa qui, e rilascia una pozza di cura. Ed è molto buono, ragazzi. Guardate, possiamo anche verificare che questa pozza fa cura, perché vedete, 660, tanta roba. A parer mio, ragazzi, lo vedo un buon brawler. La sua ulti toglie 3040 di danno, ragazzi, a botta, più le hit che ci sono da questo liquido che sparge. Quindi ragazzi, è tanta roba. Andiamo a testarlo meglio in game, ragazzi. Allora, dai, logicamente sopravvivenza solo, ragazzi, ovviamente con i bot, perché purtroppo siamo poveri. No, io prego, non da pozzere. Perché? Pazzo, ma 8500 proprio la verità. Guardate, pam. Ce li possiamo tenere pure a distacco. Guardate qui, pom. Cioè, ragazzi, io posso stare qui e continuare a dittare rosa. Guardate, che figata. Ma che figata è, ragazzi? Via. Qua abbiamo sbagliato veramente una ult incredibile. Siamo contro Jackie. Penso che ce la possiamo fare molto easy. Vedete, poi il flusso, dato che rimane un sacco di tempo, è veramente una figata. Easy, ragazzi. Cioè, ragazzi, vi devo dire la verità, molto bello, Cioè, ragazzi, mi sembra veramente uno dei miglior lanciatori. Mettete, avete 1100 di vita, mettete una vostra ability qua e vi curate quanto vi pare e piace. E vi carica anche la ulti, e questa è una cosa che ho notato ora. Guardate. Ah, non è vero, scherzavo. Vabbè, sarebbe stato troppo OP. Parliamoci chiaro su questo. Però tanta roba. Cioè, diciamo, ecco, ora abbiamo pigliato danno da... Allora, Piper, io ti voglio bene. Ah, ecco, se ci dà un hit il nemico e ci curiamo nella nostra pozza, ci darà vita. Tanta roba, ragazzi. Sì. Siamo in dominio. Questa, ragazzi, secondo me è una delle sue mappe top, perché guardate qui il lancio che butto qui in mezzo, ci curiamo tutti. Cioè, secondo me è una delle più OP che può giocarsela. Guardate qui, ragazzi, non stiamo dando aria a nessuno. Ok che sono dei bot, ragazzi, ma lo stiamo provando comunque a un livello bassissimo. Cioè, questo maxato è uno dei brawler veramente più forti del gioco, perché è veramente utilissimo dappertutto, si può utilizzare. Per il mio, c'è il nostro compagno anche Larry, e secondo me, ragazzi, Barry è più forte di Larry. Vabbè, ci andremo a fare molti più dettagli nella review, però comunque, ragazzi, stiamo vedendo veramente un brawler tanta roba, se vi posso dire proprio la verità. Cioè, guardate qua, non gli stiamo dando aria, non li stiamo facendo respirare. Ma che cos'è, ragazzi? Che cos'è?
è veramente una cosa OP, è OPissimo, ragazzi, guardate qua, guardate qua. Pam pam pam. Boom. Boom. Easy, next, ragazzi. Questa è casa di Barry. Questa è casa di Barry, ragazzi. Questa è proprio casa di Barry. Questa è proprio casa di Barry. Okay, che siamo un pochino mortarelli, però ora si ritorna e si sta a casa nostra. A casa nostra, a casa nostra, a casa nostra, nessuno ci può cacciare. Nessuno ci può cacciare. Nessuno. Non vi permettete mai più. Guardate qui. Guardate qui. La potenza, la dominanza. Ecco perché questa moda si chiama Domino. Ragazzi, dovete subito sbloccare questo nuovo brawler. TOP. Cioè, avere un brawler del genere è veramente un asso nella manica quando avete difficoltà. È veramente... Siamo nel campo, ragazzi, di prova di nuovo per fare la review di questo Barry. Allora, secondo me le sue mappe sono... Prima di tutto partiamo da questo. Le sue modalità, scusatemi, sono principalmente dominio, ricercati, rapina, sopravvivenza in duo preferibilmente, e poi a Raffa Gemme secondo me andrebbe un po' in difficoltà. K.O. pure un pochino ci starebbe, però diciamo è un po' duttile, ragazzi. Lui è un brawler duttile, può giocare veramente in quasi tutte le modalità, e questo gli fa solo che bene, che i brawler così a chi è che non piacciono. Ovviamente diciamo di pecche non le ho trovate, ragazzi. Stendo a crederci, ma veramente non ho trovate pecche in questo brawler. Mi sembra veramente perfetto, veramente, perché, ragazzi, un brawler che si cura, si carica l'ability con la propria cura. Ovviamente, se il vostro... cioè, guardate, vedete, cioè, si sta caricando l'ability, è veramente tanta roba. Cioè, non in questo caso, perché voi direte vabbè, ci sono le hit a terra. Nel caso che, tipo, ad esempio, un nemico vi dà un hit, allora, ad esempio, guardate, io ora in questo caso, vedete, il nemico mi ha dato un hit, però mettendomi qua fisso, vedete, mi si carica l'ability. E questa, ragazza, è tanta roba, è magia, è magia. Quindi vi dico, a livello di utilità 10, a livello di attacco, di cura, niente, 10 di super, 10. Cioè, ragazzi, un lanciatore che vi pusha così, ragazzi, guardate qua, che vi pusha così, ma dove lo trovate? Ma dove lo trovate, dai, per cortesia, per cortesia. Anche su questo 10, ragazzi, che voto dare? Per me questo è uno dei brawler più forti al gioco a livello dei lanciatori. Lui è il lanciatore più forte del gioco, e quindi cosa gli puoi dare a lui? Voto 10, ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete sbloccato e se lo sbloccherete. Qui da Salvo è tutto. Ciao, Bruzzi, bravi ragazzoli.